Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video. Che criccio. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video appunto che criccio, anche se dalla miniatura non sembrerebbe, ma è così. Sì, perché ho intenzione di mettere la miniatura, se riesco, non è detto. Prometto che sto registrando con l'iPhone, quindi speriamo bene. E niente, allora, ho fatto già colazione, ho fatto tutto il resto, tranne che il video di pulire la mia camera. Ma questo si vedrà piano piano. Allora, nulla, era solo per parlare un po' con voi. Mi ho pulito intanto i miei bei pennellini, perché i pennelli, tanto per dire, perché eccoli qua, sono questi i miei pennelli, vedete? E da un bel po' che non sto più utilizzando questo piegaciglia, perché io quando utilizzo questo aiuto, si salvi chi può, perché non mi fa impazzire usare il piegaciglia. E quindi niente, non lo utilizzo e boh. Perché non è che non mi ricordo come si fa, non è che non mi ricordo come si fa a utilizzarlo. Partiamo da un presupposto che non è che mi fa paura, perché non mi interessa, non mi fa paura. Ma ogni tanto mi succede che se stringo troppo le ciglia, grazie al cavolo che tutte le volte perdo un ciglio. È vero, sono stupida io che stringo troppo, dovrei piegarle piano piano, senza stringere. Invece io non lo so se sia una mia debolezza, se sia una mia debolezza o meno, ma non lo so, mi viene da stringere il piegaciglia. Non dovrei, perché è una cosa delicata da fare, piegare le ciglia. Io invece stringo, vabbè, preamboli a parte, senza troppi fronzoli. Dovrei farci di nuovo pratica con quell'arnese, con quell'arnesino lì, perché io non voglio rovinare le ciglia, non voglio perderle, quindi anche no. Sto lontano per un bel po' finché non mi riabituo. Anzi, dovrei anche comprarne uno nuovo, perché quello ormai è vecchiotto, ha fatto i suoi bei annetti. E quindi bei annetti, quindi dovrei comprare, se lo ricompro, se no non ce l'ho bisogno, perché tanto le mie ciglia, basta che prendo un pettinino per ciglia e le pettino anche da sole, così, con un po' di mascara. E vabbè che la mascara non c'entra niente. Comunque niente ragazze, come sto? Sto bene. Ho caldo stamattina, non so come ieri, ma ho caldo, non ho febbre, non ho niente, ma ho caldo così, per conto mio. E quindi nulla, ho troppo caldo, non so perché, cosa me lo fa questo caldo, ma ho troppo caldo, sì. Ebbene sì ragazze, non lo so voi, ma non so stamattina perché ho questo caldo, boh, non mi so spiegare il motivo. E allora, siete appoggiate sopra la mia postazione trucco, perché non so ancora come mettervi. Se mi vedete un po' storta, aspettate che provo a raddrizzarvi. Questa è la mia postazione, non so dove mettervi. Tra l'altro, tra un po', se riesco, utilizzo questa. Allora, rieccomi. Comunque, vi saluta mia nonna, perché ho dovuto stoppare un secondo. Mi ho dovuto mettere le cuccine, il collirio degli occhi. Sì, perché non è che ho stoppato apposta io, se ho stoppato solo mentre mia nonna vi stava salutando. Comunque niente, non ho stoppato io per niente, vi giuro, perché altrimenti si sarebbe visto se io mettevo così stock nel coso, come si chiama? Sì, va bene, il cosino lì della ripresa, del bottoncino, non l'ho stoppato io, vi giuro. Il telefono non so cosa c'ha, ogni tanto si stoppa da solo, vabbè, dettagli. Allora, mi hanno detto buongiorno, anche io ve lo ridico, perché non so se ve l'ho detto all'inizio, comunque buongiorno a tutte e a tutti. E niente, stavo mettendo collirio poco fa, sì, collirio degli occhi, eravate in diretta insieme a mia nonna, anzi mia nonna era in diretta con voi, ma non sono riuscita a ridirvi quella cosa. Cosa vi stavo dicendo poco fa? Ah sì,
mi ero dimenticata. Tra poco registrerò con questa telecamera, se riesco, non è detto, perché ogni 2x3 questa monellaccia mi fa scherzi, non mi registra come dovrebbe registrare, quindi tutte le volte che, cioè, nel senso, non è che non mi registra come non dovrebbe registrare, se registra, poi non è che fa uno scatto e si ferma, cioè voglio dire, registra poi si ferma. Mi spiego. Quando registra ci sta un bel po' prima che abbia ripreso il tutto. Non so se sia un difetto da quando ce l'ho in uso o meno, non ne ho idea. Ragazza, la devo far vedere, ma non voglio farlo vedere, quindi mi sa che da qui in avanti registro con il telefono, non è la scusa per non registrare con la fotocamera. Devo imparare un po' a memoria questa fotocamerina come. E niente, a posto. Io mi sa che questo video lo devo fare in due parti perché a quanto pare. Quanto pare? Lo devo mettere su iMovie, ovvero nel programma di montaggio di iMovie, perché mia mamma mi stava salutando, ma mentre vi stavo salutando è partito lo stop al video, come appunto vi dicevo. Comunque vi saluta mia nonna, vi saluta, vi giuro, vi saluta realmente. Lei credeva che eravate, no, aspettate. Sì, vabbè, lei credeva di essere in diretta, quando poi si è stoppato. Beh. Io non lo so, tutti questi dispositivi che utilizzo ogni tanto. Ciaone, vabbè, niente. Cosa dire di bello? Che dire? Intanto qua la scatolina, come si, non la scatolina, la ricarica del, vedete, che c'è anche la lucina accesa. Non so se si vede qualcosa, sì. Perché l'ho ricaricata da ieri e oggi sono pronta col mio cavalletto, o grande o piccolo, perché vedete che dall'altra parte no, non si vede la mazza. E lo alzo, aspettate un secondo, se non mi si inciampa, se non mi si schiaccia il bottone se non mi si interrompe la registrazione, volevo dire. Lo vedete in lontananza il cavalletto da terra? Sì, vabbè, quello. O utilizzo quello o questo qui per registrare con questa. Aspettate che ve la acchiappo se non faccio danni. Allora, aspettate un secondo. Questa qui è la Canon e va benissimo. Però voglio vedere se funziona o meno e se la qualità è migliore. Voi mi dite che la qualità è migliore con l'iPhone. Proviamo. Se riesco a registrare con la fotocamera M13 è buono, se no con la Canon, vediamo. Adesso io invece vorrei farmi il letto perché è necessità di farlo. Comunque niente, adesso io provo a. Allora, tanto vi metto giù perché ho paura che mi caschiate. Aspettate. Ok, bene, perfetto. E che voglio fare? Niente, fammi il letto, ma questa parte del letto io penso che la tolgo perché tanto l'avete visto 3 miliardi di volte, non c'è bisogno ogni volta di farvi vedere sempre la stessa identica cosa, dopo un po' vi rompete le bollettinas. E quindi niente. E a presto, ragazzi, un bacio, buona mattinata a tutte, buon proseguimento, ci vediamo. Sempre o stasera o domani oppure durante la giornata, perché non so se questo video che riccio lo trasformo in un vlog, vediamo, non ne ho idea. A presto, anzi a dopo, vediamo. E niente, allora alla fine mi ha fatto il letto, però non so ancora se voglio uscire di casa, boh, non ne ho idea. Non so se voglio uscire di casa, cosa voglio fare, boh. E tra l'altro non so neanche che ore siano. Ah, è vero, prima erano le 8:30 perché ho messo le gocce. Quindi intorno alle 8:30 posso prepararmi per uscire di casa. Sì. E poi perché no? Come dire, mi trucco,
Dopo un po' uniformare queste sopracciglia, non posso stare così. Potrei anche rimanere così, ma non mi va a me perché non mi piace. Come devo dire? Non mi piace, mi sento trasandata. Quindi andiamo a truccarci, a farci un po' le sopracciglia. Non dico truccarci del tutto, ma uniformarle. Vediamo se trovo qualcosa qua per uniformare le belle sopracciglia. Ma qua non c'è niente, allora. Andiamo di qui. Allora. Correttore non le metto, tanto se vado a camminare o a fare qualche altra cosa. Non metto correttore, ma almeno un minimo di decenza sopraccigliare la voglio. Dai. No, questa cosa non fa. Stavo accendendo lo specchio, ma non fa. Vabbè. Ok. No, aspettate, cosa sto facendo? Allora, mi sento una cosa strana negli occhi, non so cosa sia. Avevo la ciglia messa un po' a casaccio, messa male, però vabbè. Una ciglia messa in mezzo alle scatole, nell'occhio mi stava cercando, vabbè. Allora, vediamo un po'. Vediamo di dare un'uniformità alle sopracciglia con questa matita della Rimmel. Io così non vedo niente. Allora, devo mettere qua. Se non mi cade tutto. No, così non mi piace come sto facendo. Non mi piace per niente affatto. Allora, aspettate un attimo. Voi non avete neanche idea di quanto mi viene male la famiglia sopracciglia messa in questa posizione. E poi si vede anche male di qua. Ce n'è un altro po' di fazzoletti, sì. Ce n'è. Dove il tappo? Dove sta il tappo? Qua? Niente, adesso vado a fissarle un po' le sopracciglia, se trovo dove ho messo il fissante. Non mi dire che non lo trovo più. Non è possibile. Ah, ecco, vedete. In qualche modo c'era.
Ma a modo c'era il fissante per sopracciglia, non lo vedevo io che tra me, vabbè. Dove l'ha messo? Ok. Dove sei la matita? Che devo rimettere a posto. Eccola qua. Non metto altro niente, mascara, niente. Perché non mi va. Si sta registrando ancora? Sì, ok. Ragazze, allora vediamo un po' come sono venute queste sopracciglia della malora. Sopracciglia della malora, vabbè, ci siamo capiti, no? Sì, ora sono un po' più decenti. Ok, ora vado a lavarmi i denti perché non ho fatto tutta la mia skincare completa. Sono lavato la faccia, messo detergente, cremina, cremette. Ma i denti non ho lavati perché ho finito di fare colazione solo adesso, prima di riprendere a riregistrare un'altra parte del videoclip. Già, e niente. A dopo, dai. Io non so perché vi do i baci quando non ho finito il video, vabbè, niente. Allora, ciao ragazze, come qui. Come avevo promesso, sono fuori casa adesso. E nulla, niente. Adesso mi porto con me un po' un'altra passeggiata, ovviamente. Non c'è nessuno da queste parti, non mi sbaglio, no, si può fare niente, vabbè, ho messo questo giacca perché un po' di venticello c'è comunque, per mettere gli auricolari che non si sentono mazza, se guardo, vabbè, niente, allora. Volevo girarvi la camera, ma non è possibile perché c'è gente davanti a me, quindi mi vedono. Quindi alla fine la camera non ve la giro perché non si sa mai, voglio evitare. Io non so perché la gente c'ha paura, forse mi prende. Se non ha fatto nulla di male, io non capisco perché. Se non ha capo. Meglio che non parlo, che meglio. Scusate, il gioco di parole tra virgolette. Vabbè, no comment. No comment. Io tra poco mi metto a ascoltare un po' di musica. E se riesco, prima che ricarica il telefono, ma non ci voglio, quindi aspetto qualche altro giorno a caricare il telefono. Allora, comunque sta venendo una macchia pazzesca. Secondo. Ok. Ma niente. Io stanno facendo un po' di negozietti. Abbigliamento, cose, queste cose carine. Nulla. Tanto guardano tutti i piedi. Non voglio evitare di cascare per terra. Vabbè,
Guardando dopo smettici tutto andare. Allora, smetto così, almeno vedete dove sto andando. Aspettate un secondo. Ciao! Allora, ho dovuto mettere la mano perché c'era gente di fronte. E niente. Che caldo che fa. Sta mascherina fa un caldo incredibile. Ammazza che caldo fa sta mascherina. Non solo con fa caldo camminando, ma anche la mascherina fa il suo. Già. Io vorrei levarmi questa maschera, ma non si può perché non mi fido, sinceramente. Aia. E nulla, io con questo sole, con detto, non vedo una mazza, ma vabbè. E niente. Quanto siamo? 4 minuti. Non credo taglierò niente di questo video. Non so che stanchezza. Non so. Devo mettere le mie spalle. Non so pure il negozio di avviamento. Adesso non ti ho capito il motivo perché faccio tipo qualche videoblog, perché la gente vuole farsi riprendere, quando che poi sono io che mi sto riprendendo, non gli altri, ma questa è tutta un'altra storia. Vabbè, come dice qualcuno, io dico sempre sono dettagli. Vabbè, e quello è Cristian Manzini, non so, sì, Cristian Manzini si chiama, lo nomino sempre in ogni mio video, Cristian Manzini. Già tanto mi devo guardare le spalle perché voglio evitare di farmi investire, quindi anche Nine e nulla, quindi adesso sono diretta al porto. Nel frattempo c'è un bel sole in faccia, volevo e niente. Non so neanche quanto sarà lungo questo video, però non sia troppo lungo, ma ad ogni modo cercherò di tagliarlo in qualche parte, sempre se riesco a tagliarlo, non è detto, è nulla. Da. Già, adesso io stop. Poi riprendo un altro momento, aspettate. Allora, ecco. Non posso fare altrimenti. Dunque, sono, non so se si vede dove sono, tra un parco più o meno, il porticciolo. Si vede, sì, spero di sì. E niente. Io il videoblog lo concludo qui perché, tra l'altro, mi si sta per scaricare la batteria, non vorrei che mi uscì la che mi lasciasse a vuoto la batteria senza il telefono. Quindi io vi lascio, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Ovviamente c'è solo in faccia, se non l'avete visto, appunto, vabbè, dettagli. E che dire, nel frattempo faccio anche un'altra passeggiatina perché non voglio andare altro nessun posto, voglio andare un po' su la parte, non so se si vede quella montagnetta lì, si chiama Parante, ma non c'è più troppo lontano perché se mi faccio tutto incontro so cazzi, quindi anche non scusate il termine un po' volgare, ma è la verità, non voglio andare a Parante, non ce la do, yeah, e vai. Quindi alla fine preferisco meglio
tornare a casa, guardarmi qualche film di Netflix, oppure addirittura, come dire, questo forum, Barbara Pannelli, che è meglio, perché forum è il mio programma preferito. Cosa posso dire altro? Nulla! Seguite tutto il video, mamma lo pubblico, perché non lo pubblico adesso, ovviamente, ma lo pubblico stasera, se riesco, e se no vorrei che lo pubblicherò man mano che torno a casa. Ovviamente vuol fare qualche taglio, se ci riesco, perché io e le mie solite ultime parole famose si vedono un mistero, perché non so tagliare i video alle volte, e se taglio i video faccio casino, perché non si capisce manco, guarda il termine volgare, il cazzo che dico, e quindi tutte le volte che taglio il video non si capisce una mazza, ecco perché devo tagliare il video. E quando taglio il video, buonanotte, yeah, che bello, fantastico, top. Allora, sì, seguite un po' la rosetta e per il fatto che non so come tagliare i video, quindi ve lo dico l'ennesima volta, datemi un consiglio come tagliare i video. Non so, ci sono vari tutorial su YouTube come tagliare i video, ma io anche lì non ci faccio una mazza, quindi se qualcuno viene su Instagram in privato mi dice come tagliarmi, è meglio. Sì che lo so che sapete che so tagliare i video, ma faccio casino veramente per tagliarli. Quindi, niente, a presto ragazze. Se vi mettete un bel like per supportarmi in questo benedetto canale che sta facendo fatica a crescere, e nulla, mettete un like, commentate, iscrivetevi, che è gratuito ovviamente, e attivate la campanella per rimanere aggiornati nei nuovi video. Ciao, presto, ciao bellezze, un bacio. E niente, allora alla fine mi ha fatto il letto, però non so ancora se voglio uscire di casa, boh, non ne ho idea. Non so se voglio uscire di casa, cosa voglio fare, boh. E tra l'altro non so neanche che ore siano. Ah, è vero, prima erano le 8:30 perché ho messo le gocce. Quindi intorno alle 8:30 posso prepararmi per uscire di casa. Sì. E poi perché no, come dire, mi trucco, devo un po' uniformare queste sopracciglia che non posso stare così. Potrei anche rimanere così, ma non mi va a me perché non mi piace, come devo dire, non mi piace, mi sento trasandata. Quindi andiamo a truccarci, a farci un po' le sopracciglia, non dico truccarci del tutto, ma uniformarle. Vediamo se trovo qualcosa qua per uniformare le belle sopracciglia. Ma qua non c'è niente, allora andiamo di qui. Allora, correttore non ne metto, tanto se vado a camminare o a fare qualche altra cosa non metto correttore, ma almeno un minimo di decenza sopraccigliare la voglio. Dai, no, questa cosa non fa. Stavo accendendo lo specchio ma non fa, vabbè. Ok, no, aspettate, cosa sto facendo? Allora, mi sento una cosa strana negli occhi, non so cosa sia.
Avevo una ciglia messa un po' a casaccio, messa male, però vabbè. Una ciglia messa in mezzo alle scatole, nell'occhio mi stava cercando, vabbè. Allora, vediamo un po'. Vediamo di dare un'uniformità alle sopracciglia con sta matita della Rimmel. Io così non vedo niente. Allora, di mettere qua. Se non mi cade tutto. Così non mi piace come sto facendo. Non mi piace per niente affatto. Allora, aspettate un attimo. Voi non avete neanche idea di quanto mi veniva male la famiglia sopracciglia messa in questa posizione. E poi si vede anche male. Di qua. Ce n'è un altro po' di fazzoletti, sì. Ce n'è. Dove il tappo? Dove sta il tappo? Qua. E niente, adesso vado a fissarle un po' le sopracciglia, se trovo dove ho messo il fissante. Non mi dire che non lo trovo più. Che non è possibile. Ah, ecco, vedete. In qualche modo c'era. In qualche modo c'era il fissante, per sopracciglia non lo vedevo io che tra me, bah. Dove l'ho messo? Ok. Matita, dove sei la matita? La devo rimettere a posto. Eccola qua. Non metto altro niente, mascara niente, perché non mi va. Si sta registrando ancora, sì, ok. A posto, ragazze. Allora, vediamo un po' come sono venute queste sopracciglia della Malora. Sopracciglia della Malora, vabbè. Ci siamo capiti, da. Sì, ora sono un po' più decenti. Ok, ora vado a lavarmi i denti perché non ho fatto tutta la mia skincare completa. Sto lavato la faccia, messo detergente, cremina, cremette.
Ma i denti non ho lavati perché ho finito di fare colazione solo adesso, prima di riprendere a riregistrare un'altra parte del videoclip. Già, e niente. A dopo, dai. Io non so perché vi do i baci quando ho finito il video, vabbè, niente. Allora, rieccomi. Comunque, vi saluta mia nonna perché ho dovuto stoppare un secondo. Mi ho dovuto mettere le cuccine, con gli occhi. Sì, perché non è che ho stoppato apposta io, si è stoppato solo mentre mia nonna vi stava salutando. Comunque, niente, non ho stoppato io per niente, vi giuro, perché altrimenti si sarebbe visto se io mettevo così stacco nel coso, come si chiama? Sì, va bene, nel cosino lì della ripresa, nel bottoncino. Non l'ho stoppato io, vi giuro. Il telefono non so cosa c'ha, ma intanto si stoppa da solo, vabbè. Dettagli. Allora, mia nonna ha detto buongiorno e anche io ve lo ridico perché non so se ve l'ho detto all'inizio, comunque buongiorno a tutte e a tutti. E niente, stavo mettendo collirio poco fa, sì, collirio degli occhi e eravate in diretta insieme a mia nonna, anzi mia nonna era in diretta con voi, ma non sono riuscita a ridirvi quella cosa. Cosa vi stavo dicendo poco fa? Ah sì, che mi ero dimenticata. Tra poco registrerò con questa telecamera, se riesco, non è detto, perché ogni 2x3 questa monellaccia mi fa scherzi, non mi registra come dovrebbe registrare, quindi tutte le volte che, cioè nel senso non è che non mi registra come non dovrebbe registrare, se registra poi non è che fa uno scatto e si ferma, cioè voglio dire, registra poi si ferma. Mi spiego, quando registra ci sta un bel po' prima che abbia ripreso il tutto. Non so se sia un difetto da quando ce l'ho in uso o meno, non ne ho idea. Ragazza, la devo far vedere, ma non voglio farlo vedere, quindi mi sa che da qui in avanti registro con il telefono. Non è una scusa per non registrare con la fotocamera. Devo imparare un po' a memoria questa fotocamerina come. E niente, a posto. Io mi sa che questo video lo devo fare in due parti perché a quanto pare. Quanto pare? Lo devo mettere su iMovie, ovvero nel programma di montaggio di iMovie. Perché mia nonna mi stava salutando, ma mentre vi stavo salutando è partito lo stop al video, come appunto vi dicevo. Comunque, vi saluto mia nonna, vi saluta. Vi giuro, vi saluta realmente. Lei credeva che eravate. No, aspetta. Sì, vabbè, lei credeva di essere in diretta quando poi si è stoppato. Beh, io non lo so, tutti questi dispositivi che utilizzo ogni tanto. Ciaone, vabbè, niente. Cosa dire di bello? Che dire? Intanto qua la scatolina, come si, non la scatolina, la ricarica del, vedete, che c'è anche la lucina accesa. Non so se si vede qualcosa, sì. Perché l'ho ricaricata da ieri e oggi sono pronta con il mio cavalletto, o grande o piccolo, perché vedete che dall'altra parte no, non si vede la mazza. Lo alzo, aspettate un secondo, se non mi si inciampa, se non mi si schiaccia il bottone se non mi si interrompe la registrazione, volevo dire. Lo vedete in lontananza il cavalletto da terra? Sì, vabbè, quello. O utilizzo quello o questo qui per registrare con questa. Aspettate che ve la acchiappo, se non faccio danni. Allora, aspettate un secondo, questo qui è la Canon e va benissimo, però voglio vedere se funziona o meno e se la qualità è migliore. Voi mi dite che la qualità è migliore con l'iPhone. Proviamo. Se riesco a registrare con la fotocamera M13 è buono, se no con la Canon, vediamo. Adesso io invece vorrei farmi il letto perché è necessità di farlo. Comunque niente, adesso io provo a
Allora, tanto vi metto giù perché ho paura che mi caschiate. Aspettate. Ok, bene, perfetto. E che voglio fare? Niente, farmi il letto, ma questa parte del letto io penso che la tolgo perché tanto l'avete vista 3 miliardi di volte, non c'è bisogno ogni volta di farvi vedere sempre la stessa identica cosa. Dopo un po' vi rompete le bollettinas. Quindi niente. A presto, ragazzi, un bacio, buona mattinata a tutte, buon proseguimento. Ci vediamo sempre o stasera o domani oppure durante la giornata, perché non so se questo video che riccio lo trasformo in un vlog, vediamo, non ne ho idea. A presto, anzi a dopo, vediamo. Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video che riccio. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video appunto che riccio, anche se dalla miniatura non sembrerebbe, ma è così. Sì, perché ho intenzione di mettere una miniatura, se riesco, non è detto. Premetto che sto registrando con l'iPhone, quindi speriamo bene. E niente, allora ho fatto già colazione, ho fatto tutto il resto, tranne che il video di tranne che pulire la mia camera. Ma questo si vedrà piano piano. Allora, nulla, era solo per parlare un po' con voi. Mi ho pulito intanto i miei bei pennellini, perché i pennelli, tanto per dire, perché eccoli qua, sono questi i miei pennelli, vedete? E da un bel po' che non sto più utilizzando questo piegaciglia, perché io quando utilizzo questo aiuto, si salvi chi può, perché non mi fa impazzire usare il piegaciglia. E quindi niente, non lo utilizzo e boh, e boh. Perché non che non mi ricordo come si fa, non è che non mi ricordo come si fa a utilizzarlo. Partiamo da un presupposto che non è che mi fa paura perché non mi interessa, non mi fa paura. Ma ogni tanto mi succede che se stringo troppo le ciglia, grazie al cavolo, che tutte le volte perdo un ciglio. È vero, sono stupida io che stringo troppo, dovrei piegarle piano piano, piano piano. Senza stringere. Invece io non lo so se sia una mia debolezza, se sia una mia debolezza o meno, ma non lo so, mi viene da stringere il piegaciglio. Non dovrei, perché è una cosa delicata da fare, piegare le ciglia. Io invece stringo, vabbè, preamboli a parte, senza troppi fronzoli. Dovrei farci di nuovo pratica con quell'arnesino lì, perché io non voglio rovinare le ciglia, non voglio perderle, quindi anche no, sto lontano per un bel po' finché non mi riabituo. Anzi, dovrei anche comprarne uno nuovo perché quello ormai è vecchiotto, ha fatto i suoi bei annetti, quindi dovrei comprare, se lo ricompro, se no non ce l'ho bisogno, perché tanto le mie ciglia, basta che prendo un pettinino per ciglia. E le pettino anche da sole, così con un po' di mascara. E vabbè, che mascara non c'entra niente. Comunque, niente, ragazze. Come sto? Sto bene. Ho caldo stamattina, non so come ieri, ma ho caldo. Non ho febbre, non ho niente, ma ho caldo così per conto mio. E quindi nulla, ho troppo caldo. Non so perché, cosa me lo fa questo caldo, ma ho troppo caldo. Sì, ebbene sì, ragazze. Non lo so voi, ma non so stamattina perché ho questo caldo. Boh, non mi so spiegare il motivo. Allora, siete poggiate sopra la mia postazione trucco, perché non so ancora come mettervi. Se mi vedete un po' storta, aspettate che provo a raddrizzarvi. Questa è la mia postazione, non so dove mettervi. Tra l'altro, troppo, se riesco, utilizzo questa. Aspettate. Allora, ciao ragazzi, come qui. Come vi ho promesso, sono fuori casa adesso. Nulla, niente. Adesso mi porto con me un po' un'altra passeggiata, ovviamente. E niente,
Aspetta, non c'è nessuno, aspettate, non mi sbaglio, no. Aspetta, niente. Vabbè. Mi ho messo questa giacca perché un po' di venticello c'è comunque. Per mettere gli auricolari che non si sentono, ma cazzo si guardo. Vabbè. Niente. Allora. Volevo girarvi la camera, ma non è possibile perché c'è gente davanti a me, quindi meglio di no. Quindi alla fine. Ciao! Ciao! Quindi alla fine la camera non ve la giro perché non si sa mai. Voglio evitare. Lei non so perché la gente ha paura, forse mi prende. Se non ha fatto nulla di male, io non capisco perché. Se non ha capo. Meglio che non parlo, che meglio. Scusate il gioco di parole tra virgolette. Vabbè, no comment. No comment. Io tra poco mi metto a ascoltare un po' di musica. E se riesco dovrei anche ricaricare il telefono, ma non ci voglio, quindi aspetterò qualche altro giorno a caricarmi il telefono. Allora, sto venendo una macchina, faccio vedere. Vabbè, secondo. Ok, ma niente, io sto facendo un bel po' di negozietti. L'abbigliamento, cose carine, boh, nulla. Tanto vorrei mettere lì. Non voglio evitare di cascare in terra. Guardando cosmetici, tutto andare. Allora, smetto così. Almeno vedete dove sto andando. Aspettate un secondo. Ciao! Allora, ho dovuto mettere la mano perché c'era gente di fronte. E niente. Che caldo che fa. Sta mascherina fa un caldo incredibile. Ah, ammazza che caldo fa sta mascherina. Non solo fa caldo camminando, ma anche la mascherina fa il suo. Già. Io vorrei levarmi questa maschera, ma non si può, perché non mi fido, sinceramente. Aia. E nulla, io con questo sole, ben detto, non vedo una mazza. Ma vabbè. E niente. Quanto siamo? 4 minuti, vabbè. Non credo che taglierò niente di questo video. Mazza che stanchezza. Non so. Mi metto le mie spalle. Tutto di un negozio di avviamento. Adesso avete capito il motivo perché faccio di quei pochi video vlog, perché la gente vuole farsi riprendere, quando che poi sono io che mi sto riprendendo, non gli altri. Ma questa è tutta un'altra storia. Vabbè,
come dice qualcuno, io dico sempre, sono dettagli, vabbè. Quello è Cristian Manzini. Non so, sì, Cristian Manzini si chiama. La nomino sempre in ogni mio video. Cristian Manzini, già. Tanto mi devo guardare le spalle perché voglio evitare di farmi investire, quindi anche Nine. E nulla. Quindi adesso sono diretta al piatto. Nel frattempo c'ho un bel sole in faccia, olè. E niente. Non so neanche quanto sarà lungo questo video. Speriamo non sia troppo lungo. Ma ad ogni modo cercherò di tagliarlo da qualche parte. Sempre se riesco a tagliarlo, non è detto. È nulla. Già. Adesso io stoppo e riprendo in un altro momento. Aspettate. E riecco, grazie. Sono, non so se si vede dove sono, tra un parco più o meno e il porticciolo. Si vede, sì, spero di sì. E niente, io il videoblog lo concludo qui perché tra l'altro mi si sta per scaricare la batteria. Non vorrei che mi sia la, che mi che mi si la, come si dice? Vabbè, non lo so, che mi lasciasse a vuoto la batteria senza il telefono. Quindi io vi lascio, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Ovviamente c'ho il sole in faccia, se non l'avete visto. Comunque vabbè, dettagli. E che dire, nel frattempo io qua faccio un'altra passeggiatina perché non voglio andare altro nessun posto. Volevo andare un po' su da quella parte lì, non so se si vede quella montagnetta lì. Si chiama Barrage, ma non c'ho voglia perché è troppo lontano. Poi è anche molto rischioso perché se in qualche brutto incontro so cazzi, quindi anche no. Scusate il termine un po' volgare, ma è la verità. Non voglio andare a Barrage, quindi non ci vado. E vai. Quindi alla fine preferisco meglio tornare a casa, guardarmi qualche film di Netflix, oppure addirittura, come dire, che so, Forum, Barbara Palombelli, che è meglio, perché Forum è il mio programma preferito. Cosa posso dire altro? Nulla, seguite tutto il video man mano che lo pubblico, perché non lo pubblico adesso ovviamente, ma lo pubblico stasera se riesco, e se no vorrà dire che lo pubblicherò man mano che torno a casa. Ovviamente dovrò fare qualche taglio se ci riesco, perché io e le mie solite ultime parole famose si rivelano un mistero, perché non so tagliare i video alle volte, e se taglio i video faccio casini perché non si capisce manco, scusate il termine volgare, il cazzo che dico. E quindi tutte le volte che taglio il video non si capisce una mazza. Ecco perché devo tagliare il video. E quando taglio il video, buonanotte, yeah, che bello, fantastico, top. Allora, sì, se mi vedete un po' nervosetta è per il fatto che non so come tagliare i video, quindi ve lo ridico l'ennesima volta, datemi un consiglio come tagliare i video. Lo so, ci sono vari tutorial su YouTube come tagliare i video, ma io anche lì non ci capisco una mazza, quindi se qualcuno viene su Instagram in privato mi dice come tagliarli è meglio. Sì che lo so che sapete che so tagliare i video, ma faccio casini tutte le volte per tagliarli. Quindi niente, a presto ragazze. Se vi mettete un bel like per supportarmi in questo benedetto canale che sta facendo fatica a crescere. E nulla, mettete un like, commentate, iscrivetevi, che è gratuito ovviamente, e attivate la campanella per rimanere aggiornati nei nuovi video. Ciao, presto, ciao bellezze, un bacio.